Paolo Garlando, Italy Best Golf, siamo alla fine di questa importante conferenza stampa, si è parlato finalmente verso insomma, la Ryder Cup 2023, turismo sportivo, un break in questa terrazza meravigliosa, la grande bellezza che ci ospita, ventilata, conferenza in Campidoglio. Sì, è andata benissimo la giornata, tanti complimenti legati anche alle aspettative e comunque alla voglia che c'è di ripartire, di fare sistema, di cercare il più possibile di sfruttare questa opportunità della Ryder Cup, e quindi sono diciamo anche molto contento delle adesioni soprattutto che ci sono state da parte delle istituzioni e delle, come dire, anche tra virgolette promesse che ci sono state per la diciamo, possibilità di cogliere concretamente queste opportunità dal punto di vista commerciale, cioè quella di vendere turismo golfistico in Italia, nel mondo, di farlo crescere il più possibile. Esatto, presente la politica, fra i tanti anche l'assessore onorato che abbiamo intervistato sulla nostra web TV, perché è una città che va preparata, questa è una grande scommessa, siamo sotto gli occhi un po' di tutto il mondo. Sì, sicuramente anche le istituzioni sono coinvolte, il Comune di Roma, la Regione, soprattutto la Federazione, Franco Chimenti, il Presidente, ha fatto molto bene portando diciamo, un evento così importante a Roma e in Italia soprattutto, quindi noi ci agganciamo anche con la nostra piattaforma commerciale per far diventare tutta questa opportunità una concreta diciamo, possibilità di vendita per tutto quanto il territorio nazionale, quindi parlo dei campi da golf, degli hotel e soprattutto di tutte quelle realtà che hanno servizi territoriali che si possono agganciare all'interno, inserire all'interno di una vacanza golf in Italia. Brand Roma, grandi esperienze, l'impatto emotivo, grande indotto il golf, seguitissimo perché non c'è solo il calcio, ricordiamo, l'uno degli eventi più seguiti al mondo. Concludiamo, abbiamo visto anche un'anticipazione di un video molto bello targato Italy Best Golf e anche di promozione all'estero, quindi di percezione come ci vedono fuori. Stiamo cominciando abbiamo pianificato e stiamo cominciando a mettere in atto tutta quanta una comunicazione che comincerà a portare parte di questi 70 milioni di golfisti turisti di tutto il mondo verso l'Italia. Faremo una serie di campagne, di spot che abbiamo girato e che cominceremo a mandare soprattutto anche come marketing digitali sui social eccetera eccetera. E poi in ultimo organizzeremo anche questo importante evento turistico sportivo, quindi sport e travel, una settimana di golf da giocare su più campi a Roma e ovviamente con pernotto in più alberghi di qualsiasi scelta a Roma, che faremo proprio ad aprile, quindi 4-5 mesi prima della Ryder Cup di ottobre 2023. Allora noi vi seguiremo, in bocca al lupo, buon lavoro e viva Italy Best Golf! Grazie a tutti, a presto! Viva lo sport!